Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in Pillole e come avete letto dal titolo, oggi parliamo dei miei tre mirini preferiti. Guarda caso sono proprio i tre tipi di mirini che ci aiutano a coprire i tre tipi di distanza di ingaggio nel Soffit Air. Quindi sigla che poi partiamo. Partenza alla grande! Senza perdere tempo partiamo col primo, come sapete questo è il mio preferito, ce l'ho sempre sulla mia carabina SVA09, è il microdot T1 della AIM-O, colorazione ovviamente tan, un po' dark earth, un colore un po' ambiguo. Questo è il mirino perfetto per ingaggi ravvicinati. Questo è il mio mirino preferito perché quel piccolo pallino che vi ho fatto vedere mi permette di mantenere un campo visivo abbastanza largo, sia quando miro con due occhi che quando miro con un occhio solo. Ho solamente quel piccolissimo dottino da seguire e so che dove quello è lì vado a sparare. È molto comodo e molto semplice imparare a utilizzarlo con entrambi gli occhi aperti per mantenere un campo visivo abbastanza largo. Fa entrare il giusto quantitativo di luce per quanto sia abbastanza piccolo e con tutte le tarature, per quanto non sia un mirino d'armavera, mi ha soddisfatto in più di un'occasione. Potrebbe unica cosa servirvi in determinati casi tenere due batterie da mettere qua dentro, una completamente carica per quando c'è molta luce e una un pochino scarica per quando c'è invece un pochino buietto, perché anche se si può regolare al minimo rimane comunque leggermente troppo luminoso e vi può andare a dare ho capito, e quindi rimanendo molto luminoso può essere un pochino un problema in situazioni di scarsa luminosità tipo di notte o al calare del sole. Questo ovviamente è utilizzato per ingaggi a corta distanza. Per gli ingaggi invece a media distanza, l'avevate già intravisto sicuramente dietro di me, troviamo il bellissimo ACOG. Tra l'altro su questo c'è montato anche questo mini dot sopra che lo rende perfetto e versatile, però diciamo quella è un'aggiunta in più. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Questo è uno dei mirini che preferisco, ovviamente utilizzato per le medie distanze. Offre uno zoom abbastanza buono, un 4x32, quindi vediamo abbastanza i LAS, senza che però lo zoom sia talmente importante da darci problemi se vogliamo mirare con due occhi aperti, anche se vi consiglio di farlo con uno. E soprattutto non andiamo a isolarci tutto quello che ci può essere intorno e abbiamo comunque un campo visivo abbastanza spazioso. Riesce a far entrare comunque molta luce, come vedete è abbastanza ampio. Volendo non dovete ricaricarlo con le pile, è veramente veramente ben fatto, ma soprattutto sembra molto realistico. Per quelli di voi che hanno giocato tanto ad MV3 quanto me, sanno che questo affare qui era uno dei mirini preferiti da tutti. Insomma, questo è il mirino perfetto per le medie distanze. In realtà col mini dot sopra, per quanto ci sia molto divario tra la canna e effettivamente dove andate a mirare, è perfetto sia per gli ingaggi da vicino che per gli ingaggi da lontano, anche se un po' ingombrante. Infine, per gli amanti dei cecchini e per gli amanti delle carabine da tiro dinamico, troviamo l'ottica zoom da 1.4 a 3.5. E devo dire che sfigura proprio sopra una carabina come su un fucile da cecchino. Molto dinamica, possiamo abbassare lo zoom fino a 1.5, quindi ci permette di vedere comunque non troppo zoomato, e invece tirarlo su fino a 4 per le situazioni in cui dobbiamo sparare molto lontano. È abbastanza dinamico, è perfetto perché si adatta quindi a varie lunghezze focali. Molto molto ben fatto, della JS Tactical, perché se lo stesse chiedendo, comunque tutti i link sono in descrizione, ed è molto ma veramente molto versatile. Ovviamente però non va in nessun caso a sostituire la velocità di un dot, in quanto pesa abbastanza su un fucile e la velocità di puntamento viene ridotta. Quello che volevo che passasse in questo video è che non c'è una vera e propria ottica definitiva. Sì, va bene, l'ho detto, ok? Non c'è un'ottica definitiva. Nel senso che ogni ottica si adatta a determinate situazioni. In CQB un mirino come quello lì, anche se tirato a 1.5, è veramente ingombrante e scomodo da entrare in puntamento. Un dot invece è la cosa migliore che vi può capitare. In situazioni di urbano però all'esterno, quindi contatti medi, un ACOG è perfetto, al che lo usano anche i militari veri in Iraq, Afghanistan, eccetera, eccetera. E infine quell'ottica lì è semplicemente molto bella esteticamente e soprattutto su un fucile che ha una buona gittata può, se giocate magari rimanendo un po' più indietro rispetto alla squadra e dando copertura, può essere veramente un'ottima scelta di gameplay e un'ottima aggiunta tra l'altro al vostro arsenale. Vi ricordo che stiamo girando questo video grazie al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia, trovate tutti i link qua sotto, vi ho linkato anche questi bellissimi mirini nel caso siate interessati a dargli un occhio. Un occhio! Tra l'altro vi ricordo di seguirci anche su Instagram, sia me che il negozio. Sabato prossimo ci sarà un contest speciale, quindi vi consiglio di vedere il video appena esce, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram. Non ve ne pentirete. Qui da Red è tutto e stay hungry!